Ai, purtroppo Raul Spinelli allontanato dalla partenza. Adesso può partire e Raul Spinelli partirà dal box. Qualche problema tecnico lo abbiamo visto per la moto di Spinelli. Intanto la gara è cominciata là in fondo alla prima variante, subito battaglia, tre piloti che si allontanano. Sfortunata la presenza della pilota di casa Raul Spinelli, che avrebbe voluto fare la sua bella comparsa. Intanto andiamo a vedere che cosa sta succedendo in pista con le battaglie, con i primi sorpassi, con le toccate proibite dei protagonisti della categoria expert. Ricordiamo sempre la sfida sulla distanza dei 12 giri. Blando è ovviamente il grande favorito, anche se in gara 1 la vittoria era andata con merito al pilota numero 2 Diego Calonaci, con il suo job che gli aveva regalato così la prima vittoria stagionale. Adesso vedremo che cosa succederà. Intanto il terzetto si sta presentando sulla linea del traguardo per chiudere la prima tornata. Eccoli qua, con un grande Blando a prendersi la seconda posizione. Intanto Andrea Vignone, mamma mia che sorpasso ragazzi, da brivido la staccata vincente di Calonaci. E intanto vedete che Vignone si è subito ripreso il primo posto. Guardate Andrea Vignone, numero 122, poi il numero 2 Diego Calonaci, il numero 1 Alessandro Blando, e poi il quarto, il numero 94 Davide Pavan, in quinta posizione. Ancora battaglia, ancora spettacolo con il solito Calonaci, che fa il bello e brutto tempo nel corso anche di questa seconda manche della categoria expert. Bravo anche Santo Russo, autore della terza posizione, anzi della quarta ora nella classifica. Vediamo intanto il passaggio con Vignone a tentare l'impossibile di restare davanti a un coriaceo pizzaiolo volante. Eccolo qua Calonaci, che preannuncia un grande spettacolo. Mamma mia, all'esterno lì non si passa, siamo sul filo dei centimetri con Blando che sta a fare da spettatore. Mamma mia, guardate come si scambia le posizioni. Wow, che spettacolo ragazzi, non sembra vero. Vignone grandissimo, Blando in seconda, Pavan che è rientrato sul gruppo. E ragazzi, questo è spettacolo, questo è lo show dei motori. Manca l'appello Calonaci, che ha perso qualche posizione. Eccolo lì pronto a ritornare nuovamente da protagonista e far diventare quel quartetto un quintetto. Alessandro Blando, attenzione, lui da tenere d'occhio. Andrea Vignone, bravo a guadagnare qualche metro per gestirsi quello che è possibile del corso degli 8 giri che rimangono. Andiamo a vedere la variante. Eccolo Vignone, si prepara a cominciare così un altro giro al comando. In seconda c'è Russo e in terza Blando, che realizza anche il miglior tempo. Poi Pavan, tempo record di Pavan, 1:10:39 per il pilota di Jesolo, che realizza la miglior prestazione cronometrata dalla quarta posizione al giro record. Intanto perde qualche metro lo stesso Pavan, lo guadagna invece davanti al gruppo il numero 122, il trialista volante, ovvero Andrea Vignone. Vediamo intanto il passo, è decisamente superiore alla media. Viaggiamo sull'1:10:03 con il numero 94 Pavan. Intanto guardate i sorpassi che non si risparmiano per il gruppo, e quella bagarra tra Russo, Pavan e Blando non fa altro che avvantaggiare il capoclassifica Vignone, che mette tra sé gli avversari. Ancora qualche metro, intanto c'è la scivolata. Wow, Blando
manca Blando, risale, attenzione, risale Blando, risale e vediamo, passa penultimo Andrea Vignone, giro record per Andrea Vignone, 1:10.342 per il pilota numero 122. Che spettacolo ragazzi, la pista permette questo e altro. Andiamo a vedere intanto Vignone che adesso deve difendersi dagli attacchi di Santorusso. Attenzione, dietro è Bagarra tra il numero 64 Luca Codoni e il pilota con il numero 2 Diego Calonaci. Che sfiga che hai avuto. Ma cosa è successo? Andava la moto, la porca puttana, era una gara di casa per te. Vabbè, testa qui a vederla che bella. Intanto torniamo là davanti dove le schermaglie non mancano, dove Calonaci dietro sta cercando di raggruppare il gruppetto dei fuggitivi, mentre Vignone sta tirando all'impazzata la volata per il primo posto. Attenzione, Pavan, Pavan all'interno, Pavan! Giro record e seconda posizione, 1:09.807 per Davide Pavan. E adesso attenzione perché manca di andare a prendere solamente lui, Andrea Vignone, l'uomo della pole position, che non è poi così distante. Glielo ricordiamo noi il ritardo, siamo a 4 decimi di secondo con Pavan sugli scudi in questa gara, che lo vede protagonista con il numero 94. Intanto ancora Calonaci e Codoni molto vicini. Nel frattempo andiamo a cercare la nona posizione del pilota numero 1. Attenzione, intanto abbiamo visto il sorpasso, restituita la cortesia da Santorusso a Davide Pavan. L'esperienza gioca un ruolo fondamentale, ma Pavan è comunque molto spumeggiante. Eccolo lanciarsi nuovamente all'inseguimento, dietro Calonaci con Codoni e i due sono i fericordi. Attenzione, mamma mia, Calonaci all'interno brucia Codoni e adesso la scivolata è caduta di Calonaci. Attenzione perché il pilota riparte. Ripartono i concorrenti pronti ancora alla bagarre, vive vita tranquilla. Nel frattempo Vignone con Santorusso in seconda, con Pavani in terza, con Codoni in quarta, poi abbiamo anche Pedretti che zitto zitto è risalito in classifica. Aspettiamo perché ormai mancano solo 4 giri al termine. Andrea Vignone ha da gestire quasi un secondo nei confronti di Russo, che deve vedersela con Pavan per la piazza d'onore. Con questi due piloti davvero molto vicini, ma attenzione dietro anche a Luca Codoni, a Rosario Pollerone e al numero 217 Giuseppe Pedretti. Intanto settimo in classifica è Blando, ottavo invece Calonaci. Vive di rendita a questo punto Vignone, mentre Pavan è tornato a prendersi la seconda posizione quando ormai siamo ai 3 giri dalla conclusione di questo appuntamento, gara numero 2 per la categoria Expert nella terza tappa del campionato Stage 6, dove una gara così bella era tempo che non assistevamo, ma sicuramente ci sarà altra sfida, altre sfide nel campionato riservato proprio alla categoria Expert. Guardate il vantaggio, aumenta a dismisura per Vignone, eccolo qua il numero 122 Andrea Vignone che va a cominciare così il penultimo giro. Pavane secondo, Russo terzo, bravo Codoni a tenere la quarta, poi Pollerone, Pedretti e ancora Blando e Calonaci. Questi dunque sono i protagonisti. Calonaci, giro record,
1:09.641, nonostante la caduta, nonostante l'inghippo della scivolata, Colonnaci dalla sua attuale ottava posizione realizza il giro record 1:09.64. E intanto attenzione, perché Pavan deve stare attento, Russo è lì pronto come un marpione a cercare di soffiare la piazza d'onore allo squalo di Jesolo. Ecco intanto anche Codoni, che veramente deve combattere più che con gli avversari, con la mala sorte che lo sembra perseguitare in questa stagione 2012. Vediamo l'inizio dell'ultima tornata, 1600 metri prima di chiudere gara 2 per i concorrenti della categoria Expert. È passato Vignone, è passato il numero 94 Pavan, è passato il numero 5 Russo, e adesso ultimo giro con l'avvicinamento pericoloso di Codoni, che può insidiare addirittura la terza posizione, che è nelle mani di Santo Russo. Occhio al numero 64, che proverà la staccata al limite, la staccata estrema. È il quarto nella classifica generale, ma molto vicino a Russo. Attenzione adesso alle traiettorie. Pavan deve solo stare tranquillo per portare a casa un secondo posto che vale quanto una vittoria ottenuta qui sul circuito dell'Abruzzo. Vediamo dietro la sfida finale all'ultima staccata tra il numero 64 Luca Codoni e il numero 5 Santo Russo. Eccoli molto vicini i due. E intanto arriva il successo, la vittoria di Vignone. Secondo Pavan, terzo Russo e quarto Codoni. Vediamo poi Calonaci, che si trova addirittura in quinta posizione. Sesto il numero 22 Pollerone, settimo il numero 1 Blando,